Come ben sapete, ho fatto un viaggio in Giappone appositamente per andare a vedere Dragon Ball Super Super Hero. Sono uscito di casa, sono arrivato al paese vicino. In questo paese vicino ho preso un treno. Il treno mi ha portato all'aeroporto. L'aeroporto ho preso un aereo. Con l'aereo ho fatto scalo. Dallo scalo sono arrivato in Giappone. Sono sceso dall'aereo, ho preso un altro treno. Sono arrivato al cinema e ho visto il film. E quindi ho potuto assistere alla proiezione di Dragon Ball Super Super Hero. E quindi ho detto, faccio una live che diventerà poi un video in cui non voglio fare spoiler, in cui voglio che le persone possano guardare questo video e dire, ok, c'ho una mia opinione più tranquilla, anche perché l'unica cosa di cui si è parlato in questo film, per tutta questa grossa campagna marketing che hanno fatto, che per me è stata anche un po' deludente, è stato la CGI. Che è brutta. Praticamente io leggevo soltanto pareri del genere. La CGI è bella o la CGI è brutta? Sembra un videogioco. Che noia, vogliono risparmiare soldi. Queste sono tutte le critiche che leggevo sul film. Giustamente perché non si poteva forse parlare di altro, perché la campagna marketing relativa a questo film è stata abbastanza deludente sotto alcuni punti di vista. Ci hanno detto qualcosina, hanno detto più o meno il Red Ribbon sarà presente, Gohan piccolo, però a dirla tutta, da un punto di vista prettamente pubblicitario, rispetto ad esempio a Dragon Ball Super Broly, era su un livello bassissimo secondo me. Però da una parte io ho anche apprezzato questa cosa, perché hanno fatto pochi spoiler, ne hanno fatto magari qualcuno abbastanza minore, e sono riusciti, almeno loro in Giappone, a contenere un pochino tutta questa ondata di spoiler sul film, appunto. Perché se vi ricordate, quando uscì Dragon Ball Super Broly, praticamente siamo andati in sala sapendo già tutto, non per i leak, ma letteralmente per le pubblicità stesse del film. Addirittura, tipo qualche giorno prima, pensate un po', per Broly uscì addirittura un trailer che mostravano Gogeta che combatteva, che è letteralmente il punto clou del film. Sarebbe come se fosse uscito un trailer di questo film in cui spoileravano all'improvviso il nemico finale. Dicevano, ah sì, comunque non so di gamma, è lui! E lo facevano vedere. È la stessa cosa. E secondo me questo è stato sia positivo che negativo, perché per Broly ha generato un hype fuori di testa. In quel film, prima di entrare, sapevamo che c'era Minus, quindi Bardock, c'era Broly, c'era Gogeta, porca miseria, lo si va a vedere a prescindere quel film. Invece questa volta sono stati un po' più contenuti, ma anche perché, e adesso arriviamo un po', diciamo, anche a parlarne, i film hanno due intenti completamente diversi. Una cosa che mi sono accorto durante la visione di questo film è che in realtà il fattore combattimento in Dragon Ball Super Super Hero è un fattore completamente minore. Dal mio punto di vista non bisogna entrare in sala per questo film pensando soltanto al che bello si picchiano, che fico, voglio vedere lo scontro. Quella era un po' una prerogativa vista in Broly. Per questo film penso che la componente di trama sia 20 spanne sopra rispetto a tutti gli altri film che abbiamo visto di Dragon Ball. Considerate che, per quanto riguarda Broly, il combattimento iniziava praticamente nel secondo atto del film, ovvero c'era la parte su Minus, poi arrivavamo sulla Terra e si iniziava subito il combattimento. Per quanto riguarda questo film, la porzione di combattimento è addirittura dopo la metà del film. Tutta la prima metà, e addirittura un pezzettino anche in più, semplicemente si va a mettere le basi del film stesso. Si crea la trama, si vanno un po' a caratterizzare i personaggi, ci spiegano chi sono i nuovi personaggi, ci dicono cosa vogliono fare questi personaggi, ci dicono perché fanno queste azioni, vediamo i protagonisti, cosa fanno i protagonisti, intanto Goku e Vegeta cosa fanno, e poi, soltanto dopo che si è comunque creato tutto l'ambiente adatto al film stesso, si passa al combattimento, perché giustamente comunque siamo in Dragon Ball e quindi il combattimento c'è sempre. È un film che si concentra esattamente sul poter parlare dei personaggi più che delle loro battaglie. Giustamente, dal punto di vista grafico, per mio gusto personale, continuo a preferire ciò che ho visto in Broly. Effettivamente la CGI ogni tanto non è che dà fastidio, però ogni tanto si vede che magari alcune scene forse avrebbero dato qualcosa in più se fossero state in 2D. Non perché la CGI è fatta male, ma perché effettivamente si vede che è una tecnologia che stanno ancora sviluppando in Giappone. Infatti, cosa ho notato molto in particolare? Una cosa che davvero peserà un sacco, secondo me, quando il film arriverà anche al pubblico di massa. Per quanto non sia una cosa per niente importante nell'animazione,
Una cosa che piace tanto alle persone è guardare un film, mettere pause e magari fare uno screenshot molto figo a una scena per dire: ah, guarda com'è bello questo screenshot. E ne sono usciti un sacco quando uscì Broly, c'era tipo Broly che carica il ki, oppure semplicemente un fermo di Gogeta. Un film in CGI, questa cosa la puoi fare un po' meno, soprattutto in un film come Dragon Ball Super Super Hero. Infatti è un film che, se tu appunto lo guardi come un film, quindi giudichi il modo in cui è animato, il modo in cui è diretto e i movimenti, è un film fluidissimo, è un film con movimenti di camera fuori di testa, è un film che riesce a fare cose che sarebbe quasi impossibile fare in 2D, però è un film che, se mentre lo guardi all'improvviso metti pausa, ti rendi conto magari che quel modello è un po' storto, quella gamba è piegata, quella faccia è un po' strana, e quindi sotto questo punto di vista sono quasi sicuro arriveranno delle critiche a una cosa che secondo me è, tra l'altro, sbagliata, perché mettere pausa a un film solo per andare a scovare il frame storto è stupido. Che ci possiamo fare? Io ho visto comunque un film fluidissimo e ho visto un film che ha movimenti di macchina che non mi sarei mai aspettato. Per quanto riguarda la trama, è letteralmente un film di Toriyama. Si vede tantissimo la sua influenza. Infatti, dopo aver finito la visione, la prima cosa che ho pensato è: chi apprezza lo stile di Toriyama, che non è lo stile di Dragon Ball, parlo proprio lo stile di Toriyama, ovvero le gag, personaggi fuori di testa, battute anche quando sarebbe il caso di non farle, molto slapstick, chi apprezza queste cose fatte da Toriyama, state sicuri apprezzerà un sacco questo film, perché ci sono alcune scene che semplicemente sembra anche di rivedere Dr. Slump e Arale. C'è tipo una parte molto interessante, che non credo sia spoiler dirvela, in cui appunto vediamo che c'è Pan che si sta allenando con Piccolo, come già ci avevano detto in parecchi trailer, e quando praticamente Pan corre, che deve tornare a casa, corre letteralmente come Arale. E io, quando ho visto questa cosa, ho detto: ah, è bellissimo questo film. Questo film è già nell'Olimpo dei film più belli del mondo, secondo me. La caratterizzazione dei personaggi è davvero interessante, perché comunque è molto rispettosa del materiale originale. Un po' di tempo fa è uscito un comunicato da parte di Toriyama in cui lui spiegava che appunto questo film, a differenza degli altri prodotti legati a Super, questo è un film che si lega tantissimo al suo materiale. È un film che, a differenza degli altri, devi conoscere il manga originale per poter magari capire alcune dinamiche. E mi sono reso conto che è effettivamente così. Per quanto il film ogni tanto ti faccia qualche recappone, ogni tanto il film stacca un attimo e tipo ti dice: ah, era su questa cosa che vedi, è perché nel manga è successa questa cosa. Ogni tanto c'è questi stacchi particolari. Ma in linea di massima è un film che sembra davvero un sequel diretto del manga originale. È letteralmente una storia che, se messa su carta, tu la puoi infilare nel manga originale e i personaggi sono quelli, le azioni che fanno sono quelle, il discorso fila ed è sempre tutto molto divertente. Quindi questa cosa è davvero apprezzata un sacco. Il film, tra l'altro, non dura neanche tantissimo. È un film che si prende il suo tempo all'inizio e tratta il combattimento finale, nel senso da quando Gohan arriva sullo scontro, quindi appunto quello che abbiamo visto nel trailer, mentre piove c'è Gohan che arriva e iniziano a combattere, tratta quella parte finale come se fosse semplicemente una sorta di risoluzione degli eventi. Praticamente il film setta tutto ciò che deve succedere e il combattimento non è più un combattimento in cui il combattimento stesso va a creare la trama, ecco. All'interno, ad esempio, del film di Broly, una cosa molto importante era che la trama girava anche attorno al combattimento. Il combattimento stesso era una sorta di fulcro degli eventi, quindi in pratica tutta la trama portava a quello scontro. In questo film succede una cosa completamente diversa, ovvero che la trama si sviluppa, la trama si costruisce, addirittura la trama arriva comunque a una sorta di chiusura, e il combattimento finale è semplicemente la risoluzione di ciò che è successo. Va semplicemente a chiudere tutti quei fili rimasti leggermente aperti, che per me è una cosa abbastanza nuova in Dragon Ball, in cui appunto eravamo abituati che tutta la trama ruotasse attorno al combattimento e non che il combattimento diventasse l'atto di chiusura del racconto. C'è un'inquadratura bellissima, non vi dico quale,
in cui appunto la camera diventa ancora una volta, come già era successo in Broly, il punto di vista di un personaggio, e quindi la camera praticamente passa attraverso altri personaggi come se fosse appunto una carrellata velocissima, e quindi c'è questa camera che va passando attraverso gli altri personaggi, che è bellissima, è davvero un'inquadratura fantastica che può essere anche fatta in 2D, ma la CGI la rende fluida, la rende veloce e la rende comunque con una morbidezza fantastica. Ultima cosa che vi posso dire senza fare spoiler è che devo rimangiarmi una cosa che dissi in passato. In passato, parlando appunto di tutto ciò che era uscito, notai come effettivamente ci fossero un sacco di personaggi annunciati. Avevamo visto che c'era Bulma, Dende, Karin, Yajirobei, Krillin, Goten, Trunks, Pan, Piccolo, Gohan, addirittura Goku, Vegeta, abbiamo visto Broly, Lemo, Kirai, Beerus, Whis, un bel po' di gente annunciata. E la mia paura che esternai fu il fatto che come le gestisci tutte queste persone in un singolo film? Come fai effettivamente a rendere tutti questi personaggi importanti? Sono tantissimi. E fortunatamente mi sono reso conto che il film è riuscito a gestirli tutti abbastanza bene. C'è qualcosina che avrei sperato fosse leggermente diversa, perché comunque per un motivo o per un altro alcuni personaggi devi un attimo allontanarli, però sono rimasto davvero sorpreso di come questi 10 personaggi, se non di più, abbiano tutti il loro momento in cui effettivamente fanno qualcosa. Non c'è nessun personaggio che c'è sullo sfondo, saluta e va via, come magari succedeva, che ne so, banalmente in Broly. Goten e Trunks non servono a niente, fanno il cameo, ciao, e poi spariscono per sempre. Quindi, fortunatamente, questo film dà il giusto spazio un po' a tutti, e tutti, bene o male, per quanto si vadano un po' a prendere quei ruoli classici, fanno il loro dovere. Per dire, Yajirobei e Karin, il loro compito è fornire i Senzu. Finisce lì. Però perlomeno fanno una presenza nel film, non sono inutili e a almeno hanno una linea di dialogo. Invece, ad esempio, Goten e Trunks nel film di Broly era: ah sì, ci sono pure loro. Non serve a niente. Però tutto sommato credo che sia, dal punto di vista della trama e delle coreografie, probabilmente uno dei film più belli mai fatti su Dragon Ball, se non il più bello. Broly rimane insuperabile per quanto riguarda l'hype. Se voi volete le mazzate potenti, se volete semplicemente gente che si picchia per tutto il film, esplosioni, gente distrutta, le fusion, se volete queste cose, Broly è superiore come film. Se invece vi interessa una storia molto più tranquilla, una storia molto più terra-terra, con una trama un po' più sviluppata, questo film, secondo me, è superiore a tutti gli altri. Quindi dipende molto da voi. Se volete la tamarrata, Broly come tamarrata non si supera assolutamente, quella è la tamarrata suprema. Questo film, invece, è un film che si prende il suo tempo, tranquillo, lo scontro è anche bello da vedere, è un film tranquillo, che ricorda tantissimo da vicino la prima serie di Dragon Ball. Questo film, il modo in cui è scritto, non ha niente a che fare con la saga di Frieza, Cell o Majin Buu. Ricorda tantissimo la saga di Goku bambino. Gag, slapstick, i combattimenti sono seri, ma in realtà si scherza sempre. E secondo me quindi sta la scelta giusta, perché lo ha detto anche Toriyama, dopo che fai Broly, che è proprio la tamarrata suprema, come cosa devi fare in più? Invece questo film fa una cosa intelligente. I nemici non sono tanto forti, gli eventi sono molto terra-terra, ovvero questa organizzazione criminale, la comicità è la componente essenziale, quindi molto più tranquillo, molto più bello, molto più rilassante. Non è un film che ti gasa, non è un film che ti tira fuori proprio la cosa, come dire, ah, fantastico. È un film che ti metti, lo guardi, ed è come rileggersi l'inizio di Dragon Ball. Combattimenti, comicità, avventura. Ed è tutto ciò che per me è importante in questo brand in questo momento. Se facessero altri 20 film così, io ne sarei contentissimo. Perché questo, per me, è l'essenza stessa di Dragon Ball. Ricorda tantissimo lo stile di Toriyama.
quello recente. Se vi piace il Toriyama recente, che fa appunto queste sfumature un po' non nette, ma un po' appunto sfumate, questi colori pastello, però questi sfondi accesi. Se vi piace questo Toriyama con i personaggi magari un po' più morbidi, un po' più magrolini, amerete sicuramente questo film, ma proprio completamente. Giustamente, se non è il vostro stile, se non vi piace semplicemente, perché mi rendo conto che molto spesso i fan di Dragon Ball non sono completamente fan anche di Toriyama. Magari c'è gente che di Dragon Ball apprezza le botte ignoranti, le trasformazioni, tutte queste con questi uomini pompatissimi che si picchiano, che ci sta pure. Però in realtà lo stile di Toriyama è un altro. In realtà, banalmente, la parte di Dragon Ball, quella con le botte ignoranti e tamarre, è proprio una porzione piccola di quello che fa Toriyama. Perché se andate a vedere Toriyama, tutte le sue altre storie sono molto allegre, molto mondane, sono slice of life, comiche. Per me è un po' difficile dirvi se questo film effettivamente vi piacerà oppure no. Se per voi Dragon Ball è il Dragon Ball ignorante, quello in cui si picchiano e basta, e che ci sono trasformazioni fuori di testa e uomini muscolosi, questo film potrebbe non piacervi, perché questo film fa altre cose. Se invece voi apprezzate anche lo slice of life, apprezzate la comicità, apprezzate le battute, apprezzate magari anche le gag fisiche, un po' quella comicità infantile che Toriyama mette, se voi apprezzate anche queste cose, amerete alla follia questo film. Se state guardando questa live da YouTube, il video finisce qui. Potete comunque seguirmi su Twitch se volete sempre continuare a vedere anche le parti che non si vedono in questo video. Già che ci siete, però, lasciate un like, iscrivetevi e tutto il resto, eh? Va bene.